Ciao Laura, allora come promesso ti faccio vedere subito come utilizzare i prodottini di vaniglia che hai preso. Iniziamo subito. Mi hai scritto che hai i capelli molto sottili e lisci, lunghezza appena sotto le spalle, li lavo ogni 3 giorni e hai anche caduta di capelli. Per quanto riguarda il cuoio capelluto, si sporca molto facilmente, quindi vediamo subito l'ordine e singolarmente come utilizzare i prodotti. Primo in assoluto lo scrub, ovviamente facciamo un passaggio con un pochino di scrub tra le mani, prima magari bagni bene la cute e lo vai a massaggiare proprio delicatamente con tutti i polpastrelli, attenta alle unghie, lo massaggi bene bene, lo tieni in posa dai 2 ai 3 minuti. Fa 2 azioni esfolianti, quella meccanica perché ha appunto questi granellini che sentirai super sottili, e poi anche l'acido glicolico che invece fa un'esfoliazione chimica, quindi in posa 3 minuti e poi risciacqui. Ricordati che è sempre un trattamento pre-shampoo. Poi ovviamente passiamo allo shampoo, ed hai fatto benissimo a prendere questa della linea Bellissimi Box perché anche sia per la caduta, per capelli anche diradati. Ovviamente ricordati che lui è uno shampoo trattamento, quindi una volta che hai fatto il primo shampoo, massaggiando bene bene tutto il prodotto sulla cute, fai una bella schiumetta e poi risciacqui. Il secondo invece fai sia sulla cute che sulla lunghezza e lo tieni in posa dai 2 ai 3 minuti. Fatto questo, possiamo passare alle maschere. Tu avevi preso l'olio, io te l'ho fatto sostituire aggiungendo la maschera nera, quindi tu hai al momento queste due maschere, quella la cheratina che fa appunto parte della linea Bellissimi Box, questa la vai a mettere sulle lunghezze, quindi dalle orecchie in giù, così è bella super ristrutturante, fai un bel impacco, e la maschera invece nera la vai a utilizzare solamente per la parte delle radici, una maschera nera con il carbone vegetale, quindi tende ad assorbire tutta la parte del sebo in eccesso. In posa più o meno una decina di minuti e poi passi ai trattamenti. Allora, per quanto riguarda i trattamenti, ne hai presi due. Il primo che ti faccio vedere è proprio l'acqua molecolare spray. Allora, si utilizza sia sul viso che per tutti i capelli perché va appunto a dare idratazione, è molto molto lenitiva e ti aiuta un sacco in caso di cute molto secca, quindi soprattutto quando ti si fanno proprio delle desquamazioni in questa zona qui, la vai a spruzzare bene bene, la spruzzi anche sul capello perché appunto è molto molto idratante. Per il viso contiene anche vitamina C, quindi super antiossidante, e contiene anche acido ialuronico, quindi ottimo, senza risciacquo. Finito con quello, fai asciugare un pochino e poi applichi 20 goccine di questo qui, che è appunto il siero nutrimento per il cuoio capelluto. 20 goccine, un massaggino solo sulla cute, non sui capelli. E poi hai preso la maschera notte Good Night, che è senza risciacquo, è molto molto ristrutturante e ti aiuta soprattutto sulle lunghezze, quindi non metterlo sopra. Ne metti una quantità proprio piccolissima, la distribuisci tra le mani e la vai ad applicare sui capelli, partendo prima dalle zone più secche, salendo, tenendo le mani a preghiera, quindi la vai proprio a spingere bene bene sui capelli. Fatto questo, ti faccio vedere l'ultimo prodottino che hai preso, quindi dopo di questa sei a posto. E il prodottino che hai preso è questa spazzola in silicone con le punte super morbide, che ti aiuterà sia a massaggiare lo scrub che a fare anche lo shampoo. Un bacio, ciao!